Buonasera a tutti i telespettatori di TV Sorrento. Ci troviamo qui questa sera a Palazzo delle Culture a San Cipriano Picentino in provincia di Salerno per la presentazione del primo disco dell'artista salernitana Vincenza Sica, in arte Enza Ganà. Il disco si chiama Enza Ganà canta Raffaella Carrà. Oltre alla bellissima Enza Ganà ci saranno cover Renato Zero, alias Dino Zero, la salernitana, cantante salernitana Vanessa Caputo presenterà la serata, la cantante dei Peccati di Gola Terry. Altri ospiti in ambito amministrativo questa volta saranno presenti il sindaco Gennaro Aievoli, assessore alla cultura e allo spettacolo Maurizio Mele, che hanno reso possibile questo evento. Buonasera, siamo in compagnia del sindaco di San Cipriano Picentino, il comune salernitano che ospita la serata di Enza Ganà. Allora, onorevole Gennaro Aievoli, cosa significa per San Cipriano questo evento? Cosa ha reso possibile? Cosa ha fatto l'amministrazione per rendere possibile questo evento? Sinceramente, oltre a rappresentare motivo di orgoglio per il nostro territorio, sia per la presentazione dell'evento stesso, ma per il fatto che Enza Ganà è una cittadina del nostro territorio comunale, quindi siamo onorati che un artista possa presentare un CD e faccia conoscere il suo nome e ovviamente la sua terra natia nei vari territori che ovviamente va a presentare questo CD. È un onore, come dicevo poc'anzi, San Cipriano ha voluto questo evento e abbiamo fatto sì che questa sera proprio nel Palazzo delle Culture si facesse appunto la presentazione di questo. Ha dato la tua vita, che è sicuramente è una cosa emozionante, una cosa che ovviamente a te è molto cara e siamo, come dire, vicini alla tua persona, che ti conosciamo da tantissimo tempo, quindi ci fa piacere che possa raggiungere degli obiettivi sempre più importanti, non solo a livello locale ovviamente, ma speriamo di avere il piacere e l'onore di avere un artista che cresce a livello sicuramente superiore rispetto alla nostra provincia, alla nostra regione, quindi questo ci fa onore a te e a tutti i cittadini della nostra, del nostro piccolo paese. Quindi ti auguro veramente di proseguire, di impegnarti sempre più, perché ovviamente porti avanti il tuo nome, ma dietro di te ovviamente c'è la nostra terra e quindi di questo ne siamo veramente fieri. E visto che anche tu racconti della tua vita trascorsa qui a San Cipriano, in via Silvio Spaventa, significa che ti appartiene davvero il nostro territorio, quindi è un orgoglio per te ed è altrettanto un orgoglio per noi. Quindi grazie, grazie. Ecco qua, la... abbiamo un discolo Gennaro, un altro collega. Ciao Lucia, ciao Enza, ciao. Complimenti, io giusto due parole. Con quello che hai detto e raccontato la tua vita, credo che con quello che hai dimostrato stasera hai messo un'etichetta in più sul tuo disco di umanità e di umiltà. Complimenti. Grazie Gennaro. Chi vuole può fare anche una domanda, la tua messa non manca, no? Beh, io volevo sottolineare invece una cosa che hai dimenticato di dire. Il grande coraggio che hai dimostrato da quando eri bambina ad oggi, per tante scelte, ma soprattutto per camminare a testa alta, come hai finito in questo momento, di dire quello che era successo. Quindi ancora complimenti e auguri. Grazie, grazie. Io non so quanto ne ho sofferto quando sono andata via e per 3 anni non ci siamo rivolti la parola. Noi abbiamo Mimmo Bruno. Scusa. Ah, ma certo, lui che è il produttore. Mimmo Bruno, grazie, un applauso Mimmo Bruno. Qual è il prossimo sogno? Il mio prossimo sogno? Ma è un po' difficile. Io non ho più dei sogni, direi sinceri, io vivo giorno per giorno, perché oggi la vita non è più dire io farò domani, io non penso per questo, sincera, a 42 non lo penso più. Per quello che sta succedendo non lo penso più, preferisco vivermi il momento. Ho sentito prima che era impossibile lasciare la ragazza. Sì, che io sappia sì. Quello che Mimmo ha fatto la commissione. Bravo. Bello, bello. Grazie Mimmo.
siamo in compagnia di Vanessa Caputo, una delle cantanti più in erba, no? Salernitane, diciamo uno dei pilastri fondamentali della nostra Salerno e della nostra provincia, e della disco dance, no? Del divertimento, dell'animazione. Da tanti anni, Vanessa, sei in pista, diciamo così. Allora, spiegatici tu in questa serata in Saganà, chi è Enza Ganà? Enza Ganà, diciamo che è un artista, diciamo che stasera Enza Ganà canta Carrà, ma non perché lei si ispira totalmente alla Carrà, perché ha questo spirito un po' che si avvicina alla Carrà, e quindi sentendosi vicina a questa grande artista, visto che anche Enza Ganà è una grande artista, vuole riproporre al suo modo la Carrà, e lo fa con una voce stupenda, perché oltre, quando abbiamo sentito oltre le canzoni della Fela Carrà, veramente ci fa sognare, e poi avvicinandosi alla Carrà al suo modo dà ancora più quel tocco più di simpatia, professionalità e bravura. Siamo ora con Nicola Vito, una delle voci, uno dei coristi di questo lavoro di Enza. Come ti sei trovato con Enza? Da quanto tempo la conosci e da come ti sei trovato a lavorare con lei in questo suo primo disco? Mi sono trovato benissimo, io sono amico di Enza da qualche anno e con lei ho condiviso un po' di esperienze artistiche, insomma eventi vari. Quando mi ha chiesto questa collaborazione non ho potuto dire di no, è stato... E nessuno può dire scusami di no a Enza Ganà, ovviamente. Infatti, diciamo, io nel mio piccolo ho cercato di dare un contributo a questo progetto importante, che spero sia solo l'inizio di una lunga, come dire, produttiva carriera della nostra cara Ganà. Allora Nicola, facci sentire un po' il pezzo specifico con cui hai collaborato, giusto un accenno, come si chiama innanzitutto il pezzo? Allora, il titolo del brano in questo momento mi sfugge, però la parte dove io ho fatto il mio intervento fa pressappoco così: amore, amore, amore. Eccoci, amore. Buonasera, permesso, eccoci nel camerino di Enza Ganà, sembra a telefono, Enza, allora. Ti stanno chiamando. E chiudi la chiamata, forza. Allora, Enza, che dire di questa serata? Sei bellissima. Grazie, sei gentilissima. Ciao TV Sorrento Web. Allora, qualche anticipazione, qualche chicca? Cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata? Guarda, non lo so, perché io mi sono preparata molto poco perché il tempo non mi bastava. Ai. Quello che viene, vai. Ma verrà tutto sicuramente bene. Grazie Enza, a dopo. Ciao. Allora Terry, la presentatrice, dici un peccato di gola. Oh, la parmigiana di melanzane. brava. Allora lei, Terry, dei peccati di gola, stiamo scherzando un pochino tra di noi. Allora dunque, Terry, cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata? Intanto molte persone curiose, perché è un evento tanto desiderato da Enza, fortemente desiderato, e quindi merita veramente la presenza di tante persone. C'è un lavoro dietro di tante persone, un lavoro veramente professionale, quindi poi nel corso della serata ringrazieremo tutti coloro che hanno collaborato. Sarà una serata molto frizzante. Un po' Schweppes, giusto? Grazie Terry, in bocca al lupo. Crepi. Allora, siamo qui con Dino Zero, alias, insomma dovrebbe essere il contrario, ma facciamo così, Renato Zero. Magari Renato Zero, siamo solo una semplice imitazione. Comunque siamo qui per il piacere di ascoltare la nostra grande amica Enza, e spero che vada tutto bene come già il pienone dimostra. E noi cerchiamo di sostenerla quando più possibile, sia con le nostre canzoni che con la nostra etica professionale. Un augurio che da fare a Enza? Bah, nel campo della musica auguri se ne danno pochi, possiamo solo dire una parola famosa che è merda, merda, merda. Mierda, mierda, mierda. Lucia, dove sta Scarigno? Mi amor, che tal anda? Lucia, guapa. Allora, Lucia, ora, desde ora tu eres Lucia, vale? Ok, parlaci di sta Enza Ganà che ha il mio specchio in mano, specchio, specchio.
ha detto che gli piace il tuo specchio, ha detto che è molto bello, io mi prendo il microfono altrimenti non mi trovo. Lei è abituata con i microfoni, perché canta, col filo, molto, molto senza non mi trovo. Allora ho fatto i cori, quindi rientro nel ruolo di corista di questo CD oltre a altre persone. E niente, sono contenta di aver collaborato insieme ad Enza, che è una persona molto molto speciale, e le auguro di vendere questi CD che da domani sono in vendita. Concetta Dragone. Concetta, allora, perché stasera qui con Enza Canà? Per Enza Canà? Beh, conoscere un po' l'arte di Enza Canà, anche perché già in precedenza c'è stata già una conoscenza con Enza Canà, ed è bello comunque tra artisti vedersi e riconoscere le proprie arti. Ebbene sì, come diceva Totò, sono caduta come il cacio sui maccheroni. Lei è anche una cantante, ti presenti? Una collega? Sì, diciamo una piccola collega in modo umile. Enza già ha una carriera abbastanza grande dietro. Io da poco che sto iniziando, sono un soprano ma canto anche musica leggera, quindi diciamo il percorso si vedrà, quello che vorrà il Signore. Martino Tommaso. Io mi chiamo Tonia per TV Sorrento. Un commento su questa serata? Conosceva già Enza Canà, la conosce, la conoscerà? Siamo degli amici, partecipa un pochettino a tutte le nostre feste di famiglia, è venuta a cantare al nostro matrimonio, è un'amica proprio di famiglia. Il suo nome innanzitutto, mi scusi? Tommaso. Signora Maria, allora, Enza Canà, chi è per lei Enza Canà? No, è un'amica. Un'amica. Da Lucia, e mi è fatto piacere stare qui stasera. Avete mai visto uno spettacolo suo dal vivo? Sì, tante volte. Spettacolo bello, bellissimo. Cosa gli augurate? Come? Cosa gli augurate, oltre alla Janico Bottone che ci fu quel giorno? La carriera e tanti auguri. Nicola. Nicola, questa serata dedicata ad Enza Canà. Tu conosci già Enza Canà? Per computer. Ah, tramite computer, perfetto. Qual è stata la tua impressione? Perché sei qui stasera allora? Per vedere com'è. Per vedere com'è, perfetto. Abbiamo trovato... Ma tu la conosci su Facebook? Sì. Ok, perfetto. Allora dopo ricordami. Io mi ricorderò di te, ok? Sì. Facciamo un bel commento, va bene? Grazie. Emilio, perché stasera? Perché vi siete nascosti così? Sembrate in una nicchia, come le madonnine, no? Perché vi siete nascosti? Sono un tipo timido. Sei timido. Vedrai quando uscirà la Canà. Allora, Enza Canà, chi è per te Enza Canà? Un artista. Un artista, da quanto tempo la conosci e cosa le auguri? Da quando sono nato, diciamo. Lei mi ha cresciuto, possiamo dire così. Ah, bene, è cresciuto. Ah, è uscito buono però, dai. Ah, quindi insomma ti... come una mamma, una sorella, diciamo, definiscila tu. Cos'è Enza per te? Una sorella. Allora Luigi, buonasera. Ci fa vedere il CD di Enza. Ci vuole parlare un po' di questo CD, di quest'opera? Questa è una bellissima opera che ha molto desiderato Enza realizzare, e dopo tanti anni veramente ci è riuscita, con tanto entusiasmo e con tanta gioia. Questo è il retro? Eh? Questo è il retro del CD? Davanti, poi ci abbiamo il retro. Appena qualcuno lo acquista possiamo aprirlo e vediamo anche all'interno che cosa ci mostra. Ok, sto facendo un po' questa domanda stasera in generale. Chi è per te Enza Canà? Enza è una carissima amica, è una bravissima ragazza e merita di avere molto successo. Speriamo che questo sia il trampolino di lancio per arrivare alle grandi vette. E noi glielo auguriamo ovviamente con tutto il cuore. Che Dios te bendiga, sabes? Allora, Mimo Bruno. Bello, invece... E invece no, lui è il produttore di Enza Canà, giusto? La discografica e basta. E basta, allora. Faremo un po' di produzione, un po' di promozione, vedremo cosa succederà. Perché Enza Canà? Io non è che ho solo, questa non è la mia prima produzione, ho fatte tantissime.
Enza Canà è una cover che è importante. Raffaella Carrà va bene, domani farà un provino a un cast anche cinematografico, quindi non si sa mai. Hai capito? Questa è una notizia in anteprima. È una bomba! Ok, nient'altro? Ok, quali altri CD hai prodotto? Qualche cantante? Basta andare... Citamene uno. Va bene, sono tutti della zona. Io ho lavorato con tante produzioni discografiche, faccio servizi come... Un nome in particolare? Allora, Catiuscia Cavallo, ho fatto l'inno dell'Ebolitana quando è andata in Serie C, l'ho scritta e l'ho prodotta e poi ho fatto tante altre produzioni. Francesca, Samantha, parlaci di te. Mi chiamo Samantha, sono pugliese, come si può sentire, sono molto contenta di essere qua, non vedo l'ora di sentire la Canà che canta e aspettiamo solo lei, la grande artista della serata, grazie. Tu hai lavorato con Enza? Sì, ho fatto qualcosa con Enza, abbiamo lavorato un po' insieme, io facevo naturalmente un po' di animazione, lei cantava, perché lei quando canta non ce n'è per nessuno, si può solo ascoltare. E Samantha, parlaci un po' della tua esperienza a Zelig. E stiamo cercando di andare anche a Zelig, stiamo cercando di far ridere un po' la gente, soprattutto... qui nel sud, perché noi nel sud siamo molto più capaci di far ridere la gente, quindi ci stiamo provando. Fai un po' Samantha. Samantha è così, è un poco pugliese, un poco stupida. Samantha è proprio stupida, non è che è proprio così di natura, cioè ce l'ha proprio così di suo, è proprio Samantha è così. La tua esperienza a Zelig? È un'esperienza molto bella, stiamo lavorando con loro e ci stiamo provando in tutte le maniere, perché noi del sud dobbiamo far vedere la nostra capacità anche a Zelig. E poi voglio dire, i presentatori del sud sono ovviamente, no? Sicuramente sono tutti nostri, dobbiamo portare avanti questa cosa. Ricordiamo i presentatori di Zelig? No, non è il caso, perché adesso io non lo volevo dire, ma mo lo devo dire. Mo lo devi dire, forse lo devi dire. Sarò io la prossima presentatrice di Zelig, vi do questa anteprima, non volevamo dirlo, però sarò io. Però mo l'ha detto, grazie. Di vita, ci racconti signora come si chiama? Io, lei mi conosce come Tittina. Tittina, va benissimo, ci racconti un po' di Enza, raccontiamo questo spaccato di vita. È stata una bambina molto amorevole, affettuosa, si è fatto volere bene da tutti e se l'ha portata fino adesso e il Signore l'ha premiata. Benissimo, quindi lei la conosce da bambina praticamente? Piccola, stavamo sempre insieme, eravamo una sola famiglia, ma veramente è stato un amore incredibile, ci siamo voluti bene tanto. Grazie signora. Ricordo dentro che, è come infatti quando gliel'ho detto, ci ho detto grazie, ma un grazie di cuore perché lei ci ha portato l'allegria. Allora, qui c'è una grande fan, una grande ammiratrice di Enza Canà, la signora Tina. Tina, buonasera signora. Buonasera. Allora, cosa ci dice di questa serata? Le è piaciuta? Faccia lei.
Sinceramente? Sì, ovviamente. Bellissima, una bellissima serata. Lei è una grande artista, diciamolo. Siamo fieri che faccia parte della nostra terra, di San Cipriano, lo diciamo, no? E quindi felicissima e mi sono divertita tanto. Veramente bella gente, un bellissimo programma. Una bella cosa, veramente una bellissima serata. Grazie a voi. Allora, siamo in compagnia del maestro Dino Di Leo che ci parla di Maracaibo. Mare Forza 9. Sì, ma qui dove? Vabbè, l'ha detto anche già prima Enza, in effetti Maracaibo non è una canzone della Carrà, è una canzone di Lu Colombo, che però è stata portata comunque al successo dalla Carrà, ha avuto proprio veramente, cioè tu quando pensi a Maracaibo pensi comunque alla Carrà, per cui io devo essere sincero, ho insistito un po', ho detto scusami Enza, non puoi fare un album della Carrà e non ci metti dentro Maracaibo, per cui ho ben pensato di fare un arrangiamento un po' più carino, qua ti ho vado anche da Recoa Studios, insomma abbiamo fatto un lavoro veramente secondo me interessante. Poi scusami, direi ottimo. Diresti ottimo? Va bene, eccellente. Lo dico, lo affermo, io lo dico. Sono d'accordo. E vabbè, quindi che dire? Sentitelo, ballatelo, Forza Canà. Forza 9, Forza Canà. L'abbiamo trovata, sì. Scusate, questo è mio. Signora, buonasera, scusatemi. Lei chi è? Buonasera. Buonasera. Ah, no! La sorella di Enza. Enza Canà, eccola qui la sorella di Enza Canà. Allora, cosa dire di sua sorella? Cosa? Cosa dire di sua sorella in più, diciamo, di quello che già noi amici conosciamo? Che è una ragazza stupenda, meravigliosa, e io è la mia vita. Sono queste le mie parole. Adrian Parisi, prego. Allora, Adrian Parisi è con il quale ha realizzato la parte grafica del CD di Enza. Ci vuoi parlare un po' di questo disegno, insomma, di questo progetto che c'è stato, questa collaborazione con Enza? Sì, allora, prima di risponderti a questa domanda, devo complimentarmi con Enza perché devo dire stasera è stata proprio bravissima. Io a Enza l'ho conosciuta tramite YouTube, quindi non la conoscevo di persona, poi tra vari festival l'ho conosciuta e siamo diventati comunque amici e abbiamo anche lavorato insieme per questo CD. E devo dire la verità, è ben riuscito. Io l'abbraccio, mi abbraccio e me lo abbraccio. Abbracciamoci, sì. E niente, è ben riuscito questo CD, devo dire la verità, sono soddisfatto. Io e la mia collega Carmen Maisto. E niente, questo è. E che stai? Va benissimo, grazie Adrian. Grazie. E da San Cipriano, provincia di Salerno, dal Palazzo delle Arti, serata in Saganà è tutto. Grazie Tonia Figliolia per TV Sorrento. Buona serata.